Ripartire dalla partecipazione per il cambiamento dell'Italia e dei territori, per la riconquista dello spazio politico da parte dei cittadini. Questo è l'intento del Festival della Partecipazione, evento nazionale che si svolgerà nella sua prima edizione all'Aquila dal 7 al 10 luglio, organizzato da Cittadinanza Attiva, Action Aid e Slow Food. 4 giorni di dibattiti, conferenze, spettacoli, musica, cibo e cultura, con tanti ospiti d'eccezione, solo per citarne alcuni: Don Luigi Ciotti, Carlo Petrini, Nadia Urbinati, Fabrizio Barca, Stefano Boeri e l'attore Enrico Loverso, quest'ultimo presente anche oggi alla conferenza stampa di presentazione a Palazzo Fibbioni. Allora, Action Aid ha ideato e si è portata dietro Slow Food e Cittadinanza Attiva, nonché il Comune dell'Aquila, a questo festival, con l'idea che tre grandi organizzazioni nazionali che hanno obiettivi anche un po' diversi, diciamo, focus tematici diversi, dovessero insieme lavorare su quelli che noi abbiamo chiamato meta obiettivi, cioè sullo sforzo che noi sentiamo importantissimo nel nostro paese, non solo nella città dell'Aquila, di riattivare la partecipazione civica. Noi non ci sarebbe Slow Food se non ci fossero gli agricoltori, i produttori, gli allevatori. Cioè, Slow Food è un movimento che mette insieme queste persone, però se non ci fossero loro noi non ci saremmo. È una grande sfida perché vogliamo raccontare in 4 giorni, dal 7 al 10 luglio, con oltre 50 eventi, come si può partecipare in questo paese dal punto di vista sociale, economico, politico, attraverso il racconto di tante persone che insieme a noi condivideranno questo percorso. E la cosa bella di questa città è che qui si è cercato di fare. Di rispondere a una ricostruzione venuta dall'alto con una ricostruzione partita dal basso, con una volontà di aggregazione e di ridefinizione insieme che è stata fortissima e che ha acquisito un significato e che è stata, credo, un esempio anche per tantissime altre situazioni che ci sono state in Italia. Quindi diciamo che l'Aquila è un luogo non solo geografico, ma anche ideale per questo festival, è un punto di riferimento per il nostro modo di essere.